Allora ragazzi, visto nel video di oggi dobbiamo shoppare, ho una domanda per voi. Perché quando escono le skin nello shop, io prendo e le shoppo immediatamente, come sapete, ci facciamo il video. Ma se avete notato, su la skin di Belle e anche su quella di Kit, non ho fatto video. Perché non ho fatto video? Perché non l'ho shoppate? E perché non l'ho shoppate? Perché volevo poi utilizzare i bling. Perché come sapete, alcune skin escono, le puoi shoppare subito. Le gemme, se aspetti un po' di tempo, puoi shopparle con i bling. Ma lo saprete anche voi, insomma, non vi devo star qui a spiegare queste cose. Ecco, nel momento in cui io vado a shoppare la skin con i bling, mi stavo chiedendo: si sbloccano anche gli sticker, gli stendardi o tutto quello che concerne il pacchetto generale della skin, vero? Ve lo domando perché io non l'ho mai fatto e quindi non ne ho la più pallida idea. Fatemelo sapere perché se non me le dà, ovviamente poi le shoppo con le gemme. Però volevo dare un senso ai bling, quindi comunque poi dei video alle skin, dei video alle skin ovviamente glieli dedicheremo, non vi preoccupate. Però visto che qui ovviamente si parla dell'offerta della skin Draco Cavaliere Maligno, che è un'offerta con gli star droppini, le monete e quant'altro, ovviamente li dobbiamo shoppare per forza con le gemme. Ovviamente vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade, tipo, lo dovete reinserire, così come anche in tutti gli altri giochi Supercell. E a proposito degli altri giochi Supercell, ieri è uscito un video qui tengo tantissimo di Squadbusters, se gli volete andare a dare un'occhiata. E l'altro ieri invece è uscito un video sul nuovo campione di Clash Royale che abbiamo già maxato, quindi sono tornato a pubblicare anche un po' di Royale, se li volete andare a recuperare. Se no, eccoci qua ovviamente tornati su Brawl e continueremo ovviamente a portare ancora tanto Brawl, ci mancherebbe altro. Anche perché ultimamente mi sto divertendo parecchio. Detto questo, andiamo appunto sull'offerta, abbiamo perso anche troppo tempo, perdonatemi. Skin spettacolare di Draco, ragazzi. Mamma mia, è veramente stupenda secondo me. Mamma mia, quante animazioni, quante robe, tantissime proprio, bellissima l'icona giocatore, tra l'altro, è stupenda. Abbiamo due star droppini, che ovviamente per rimanere umili ci vengono dati rari e... No, epici. Epico, quindi non male. 2000 monete che fanno sempre comodo, visto che dobbiamo ancora shoppare tutte le skin argente e dorate. Direi di aprire questi altri 5 star droppini. Poi ci andiamo a fare delle partite e poi continuiamo ad aprire le offerte. Mitico! Cioè, raga, uno raro, due epici e uno mitico, che però ci ha dato i punti energia. Mannaggia la miseria, ragazzi. Trovare quelli mitici o quello leggendario addirittura e trovare i punti energia è veramente... Vabbè, ragazzi. Ma non ci posso credere. Ma oh, ma incredibile. Ma non ci credo però che mi ha dato tutti i punti energia di quelli mitici. Che sfiga, regà. Cioè, ci ha detto fortunissima perché abbiamo beccato appunto quelli mitici ed epici. Però un po' di sfiga perché quello che ci abbiamo trovato dentro, insomma. Vabbè, avete capito. Allora, detto questo, no, regà, qua mi sa ci dobbiamo ammazzare di Brawl Trafford e basta, eh. Brawl Trafford. E basta, sì, dai, facciamo così e via. Draco, tra l'altro, è un bel po' che non lo utilizzo, eh. Draco è un bel po' che non lo utilizzo. Kenji da una parte e dall'altra. Buster e Mortis. E noi abbiamo poi il Chester. Ok. Mamma mia, ragazzi, anche l'animazione della mega incornata, diciamo così. Di poco. Raga, si è fatto bombare. Ok. Aia. Buono, molto bene. Pensavo mi continuasse a pushare. Ok. Mamma mia, molto bene, Draco. Vabbè, ho già sprecato due gadget. Molto male per me. Pensavo mi pushasse il Mortis. Pensavo mi pushasse. Invece niente. Mannaggia la miseria, ho sprecato due gadget così. Ok. Inutile trasformarsi adesso. Raga, dobbiamo prendere un po' di campo. Vai, vai, Chester, fai questo go. No, Rip era messo malissimo. Raga, avevamo quasi killato pure il Kenji. Ha usato pure il gadget, ha dovuto usare anche quello, quindi ci sta, dai. Cioè, perlomeno gli ho visto recuperare un sacco di vita così, dei punti in bianco, quindi credo abbia usato un gadget. Io non te lo vorrei dire, Chester, però tu saresti fondamentale per andare a killare il Kenji avversario. Ok, dai, dai. No, non me la passa a me. Ok, meno male. Che io stavo per morire, raga. Quindi, Cesare è morto. No, no, buoni. Quello sta lì. Perfetto. Ok.
Ho risprecato il gadget, raga. Niente, ogni volta che vado nel panico lo vado a riutilizzare e lo spreco puntualmente. E poi paradossalmente, raga, mi ricordo il primo video di Draco, la prima scalata. Facemmo una scalata assurda dopo abbiamo utilizzato il gadget alla perfezione tutte le volte. Mamma mia come abbiamo difeso. Da lì in poi, ragazzi, non sono più riuscito ad usarlo bene, incredibile. Il gadget intendo, perlomeno. Alla fine con Draco non stiamo giocando chissà quanto male, eh. Mazza, appena l'ho detto siamo morti, incredibile. Cioè appena l'ho detto siamo morti, veramente assurdo. Allora, facciamo un po' così. Mamma mia, regà, stava per far gollasso, stava per fare, eh. Era l'unico modo che avevano per segnare perché non avevano abbastanza tempo. 5 kill, 4 morti, signori. Gran bei danni per noi. Mazza quanti danni veramente abbiamo fatto. E ce la portiamo a casa. Ci abbiamo anche la serie di vittorie, eh. Non male, star droppino, super raro, ma vabbè, ci sta. E io stavo a vedere anche le altre mappettozze con le altre modalità. Però se ve devo dire la verità, ragazzi, Draco... cioè, in tutte queste soffre. Tutte queste soffre particolarmente. Anche in sopravvivenza. Ma dai, vabbè, lo sapete che tanto poi, prima o poi, nel video, una partita alla sopravvivenza gliela dedichiamo sempre. Quindi andiamo. Chi sono io per dire no alla sopravvivenza? Allora, detto questo, chi sono io a dire no alla sopravvivenza? Un pollo, per non dire altro. Un bel pollo. Allora, comunque, raga, la skin è spettacolare. Vabbè, non ho neanche commentato i colpi dell'evoluzione. Perché, raga, cioè, era veramente inutile. No, raga, c'è, cioè, il Momo che mi ha puntato. È un che... oh, no, no, l'energetic. Ciao, bro. No. Mamma mia, raga. Ok, va bene, va bene, va bene. Va benissimo, raga, esserne usciti con tutti sti power up. Ragazzi, va benissimo. Bro, che mi vuoi pushare? Allora, raga, io ero... ma no, tranquillo. Di... vabbè, lo avrete notato. Io ero nel chilling più totale. Perché ho detto, tanto se mi pusha al mortis io mi trasformo e lo spacco. Ecco, non avevo calcolato che anche lui aveva 3 power up e mi ha spaccato proprio prima che io mi trasformassi. Non l'avevo calcolata come cosa, quindi va bene così. Torniamocene in football sperando di ricominciare a vincere qualche partitozza. Che poi non era andato manco male lo start, eh. Anzi, cioè, uscirne con 3 power up in difficoltà con tutti quei player che ci stavano pushando non era male. Cioè, avevo anche la ulti, cosa non scontata, eh. Perché quello mi permetteva comunque di essere molto più competitivo. Che c'è, bro? Non l'ho capito. Non l'ho capito, sinceramente. Allora, detto ciò, il kit non ho capito se mi ha riconosciuto. Io un po' gli ho spinnato. Non ho capito pure lì che cosa sta succedendo. Ovviamente se la stanno prendendo con lui perché giustamente gli sta a lasciare la partita. Quindi... cioè, ci sta lasciando la partita. Ah, tranquillo, ti lascio lo spazio. Fai sto gol. Dai, bro, ma che gli spinni che abbiamo vinto solo perché il kit stava fermo? Ma io sta gente non la capisco. Guarda, veramente, io non capisco proprio che cosa ci sia di figo nell'andare a spinnare. Ma soprattutto, ripeto, soprattutto in una partita dove non hai dovuto far nulla per vincere perché te l'ha letteralmente lasciata. Poi chissà per quale motivo. Vabbè. Ok, bro. Contento tu. Anzi, contenti voi, quelli che spinnano a caso. Allora... cioè, che poi ripeto, in questo caso non ce l'ho con tutti quelli che spinnano, eh. Cioè, ci sono alcuni casi che magari a volte per vendetta lo faccio pure io. No, bro. Il bro è stato un fenomeno. Il bro si aspettava la ulti del kit e che quindi ha lasciato la porta sguarnita. Ah, raga, un fenomeno. Ha fatto proprio una fenomenata. Il kit, diciamo che ha abbastanza sbagliato, perché lì doveva lasciar stare. Però va bene. Non volevo fare il trick. Cioè, ho sbagliato. Cioè, non volevo... ho sbagliato. Volevo segnare e basta. Non volevo fare il trick. Va bene. Potevo fare il figo e non dirvelo, però. Va bene. E boh, volevano continuare. Proviamo, ragazzi. La skin è stupenda. Ma perché le skin di Halloween sono sempre così bellissime, incredibili, pazzesche? Ah, di là, ragazzi, c'è il Dynamite che secondo me sarà tipo il Dynamite più forte della storia. Lo dico senza... problemi. Mi ha paralizzato. Non ho potuto fare nulla. Mi sa che non ho tirato neanche una hit, ragazzi. Vediamo la ulti. Ah no, un po' di hit l'ho tirato, ok. Pensavo di non aver tirato hit. Pensa un po'. Ok. Comunque Draco Brawler molto particolare da utilizzare.
Allora, vediamo un po'. Ok. Molto particolare da andare ad utilizzare. Mi sono fatto praticamente full team, raga. Ah no, il Greg non l'ho ucciso, se n'è andato. Ok. Ma non credo mi possano uccidere. Ok. Cioè, si sarebbero salvati solo col gadget di Dynamite, ma non credo che avrebbe fatto in tempo a giocarlo, diciamo così. Mamma mia, meno male non ho mai stato la ulti di Dynamite, perché sennò era un macello. Ragazzi, credo De Draco riuscisse a ricaricare la ulti con la ulti di prima. Cioè, sbloccare la ulti. Che fa il bro? Ha sbagliato come me prima. Allora. No, raga. Dai, Stu, fermalo per favore, bravo. La ulti l'ho usata solo perché non volevo morire. Che se fossi morto, non avrei potuto dare una mano. Invece, sono sopravvissuto e abbiamo dato una mano. No. Porca miseria. Che poi quando porti la palla dentro la porta con Draco, se utilizzi prima la... il gadget, cioè, hai fatto praticamente. Attenzione, qua ha fatto una giocata molto interessante il Dynamite. Sapeva che avrebbe sfruttato il teletrasportino del Grey e si è lanciato la palla avanti. Raga, ma con Grey si possono fare delle belle azioni, diciamo così. Delle belle azioni. No. Ok, mamma mia ragazzi, i danni che fa Draco. Mamma mia, meno male che mi sono trasformato prima che me la passassero, No, raga, ho usato il gadget! Per una volta che l'avevo utilizzato alla perfezione! Non ho fatto in tempo, per boh, penso un millesimo di secondo neanche! Ma zio pera, ragazzi! Cioè, veramente di pochissimo! Raga, lo Stu... No, stavo per dire, lo Stu non sta giocando male! Va bene, raga, altra sopravvivenza? Dai, che così se vinciamo ci portiamo a casa alle 4:50, che era l'obiettivo del video di oggi, sinceramente. Andiamo a perdere queste altre vittorie di fila e queste altre coppe in sopravvivenza! No! Ma ho startato senza cambiare la modalità! Madonna mia, raga, sto stunnatissimo! Carl Berry, di là pure Berry, Jackie e Mortis. Bella hit da parte nostra, bellissima anche quest'altra hit. Vai, vai, bro. No, il bro è morto. Ok. No, raga, non pensavo mi prendesse. Non ho fatto in tempo ad usare il gadget. Raga, diciamo che per difendere loro non sono proprio il top, Allora. Ok. Forse l'ho sprecato, perché comunque c'era pure Carl, però va bene. Ok. No, raga! Speravo di sopravvivere. Se avessi killato il Barry, forse riuscivamo anche a far gol. Niente, questo era destino. Dovevamo startare la sopravvivenza. C'ho brutte sensazioni per sta partita. Perché anche loro non è che abbiano chissà quale team, Quale comp, diciamo, però... Però mi sembrano un po' più solidini rispetto a noi. Bro, che t'arrabbi, Vanda? Non ho capito. Ok, prendila tu la palla se vuoi, va bene. Allora, vai, avviciniamoci al bro. Ci ha pensato lui ad avvicinarsi. No! Raga, c'era qualcosa davanti alla Jackie, ma che cosa? Come ho fatto a non vedere la Jackie? C'era tipo qualche scritto o qualche cosa davanti alla Jackie, ve lo giuro, io non l'ho vista. Cioè, non l'ho proprio vista arrivare. Ho sprecato il gadget. Dai bro. No, ma ha preso, non ci credo. Ma no, ho pure sprecato la ulti. Se mi fossi trasformato facevo gol, Ah, oddio, però arrivava pure il Mortis. Non so se resistevo. No, raga, più che altro ho sprecato la ulti. Più il fatto del gol, la ulti sprecata. Raga, vedete questo. A parte che mo si apre. Se il Carl decide di giocarsela bene, è un fenomeno. E la possiamo anche vincere. No, raga.
Se fossi rimasto in vita segnavo, perché c'ho la ulti sia prima tutto. E avrei tirato con la ulti. Mannaggia. Mannaggia. Ok. Raga, non me la so affidata di avvicinare. Non me la so affidata di avvicinarmi e tirare. Ok, lascia, lascia. Ok. Mamma mia, raga, possiamo dire che questa l'ho veramente giocata bene, in particolare di partita? 9 kill, 5 morti. Vabbè, inevitabilmente con un brawler come Draco le morti sono sempre tante. Però devo dire tanta roba. Vabbè, le 4.50 le abbiamo prese comunque. Io volevo fare la sopravvivenza perché di così vinciamo, andiamo proprio sopra sopra. Però effettivamente con le vittorie di fila le abbiamo superate lo stesso. Andiamo a completare l'offerta. Quindi ci andiamo ad aprire questi 10 star droppini che credo siano tutti rari e super rari. E certo, in quelli rari mi dai crediti, maledetto Brawl Stars, perché comunque, raga, prima ci ha detto veramente bene. Cioè, prima ci ha detto veramente, veramente bene con gli star droppini. Quindi, con le rarità più che altro. Perché poi, ripeto, quello che c'era dentro non è che mi abbia entusiasmato chissà quanto. Vedete, no, no, no. Tutti rari e super rari. Ormai li conosco a memoria i miei polli di Brawl Stars. Legendary Drop, premio star, leggendario. Dammi i crediti, te prego. Te prego, dammi... Va bene. Vanno bene pure le monete, ragazzi. Vanno bene pure le monete perché, ripeto, le skin argente e dorate non si comprano da sole. E va bene così. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fatemi sapere nei commenti, quindi, se andando a shoppare quelle skin con i bling ti dà comunque tutte le cose estetiche, diciamo, del pacchetto della skin. Vi ricordo anche di recuperarvi, se volete, o il video di Clash Royale sul campione o il video di Squadbusters, a cui tengo, mi raccomando, quindi recuperatevi le dorate sul canale, oppure ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale, molto probabilmente sempre di Brawl Stars. Ciao ragazzuoli!